Bene, bene, 1, 2, 3. Certo, io sono Davide il Vichingo, sono un personal trainer della seduzione e sto rilanciando, grazie ai miei corsi di seduzione e ai miei ragazzi, sto rilanciando il maschio italiano che dicono che è in crisi. Il mio motto è cuccare o non cuccare, dilemma universale, istinto naturale del maschio nazionale. A parole siamo tutti bravi, bisogna però ritornare nei fatti, sentire il profumo della donna, la sua pelle. E ora ho pensato, giustamente, di abituare i miei studenti anche a dei corsi pratici, ai corsi in cui veramente si va in discoteca, si frequentano dei locali, si va insieme per rimorchiare in maniera educata e con tanta fantasia. Poi, come in questo caso, ad Erotica Tour, rilanciare anche lo spogliarello maschile con quel savoir-faire che un po' si è perso, avvicinare le donne, prendere il contatto, ballare con loro. Tutto questo aiuta, perché oggi l'uomo non ha più esempi pratici. Non è vero che il playboy in Italia è solamente Chiara Barca in Sardegna o il playboy che gioca in una squadra di Serie A di calcio. Il playboy è un ragazzo semplice, è un uomo semplice che però ha molta poesia da dare. Infatti una lezione di successo è rimorchiare con 20 euro. Siamo anche in un periodo di crisi, quindi basta un po' i soldi. L'importante è essere simpatici, trasmettere, dimostrare con la pratica, col coinvolgimento emotivo, il grande cuore dell'italiano, dell'uomo italiano, della sua, del suo savoir-faire, del suo stile. Oh, le armi del seduttore sono tre. La principale è l'analisi del territorio, sapere dove mi devo posizionare per agire. La seconda è trovare un motivo giusto per attaccare bottone. Non so, le passi vicino, fai cadere un oggetto femminile, lo raccogli. Signorina, scusi, le è caduto questo. Insomma, trovare la maniera di avvicinarsi sempre con un garbo e con educazione. La terza è il contatto fisico. Con un esempio, scusi signorina, venga qui un attimo. Allora, cosa succede? Io vedo questa bella ragazza, ho tre possibilità: o non faccio niente, o faccio qualcosa di sbagliato come questo. Tutto. Oppure come... Facciamo un esempio pratico, io vedo questa bella ragazza, ho solo tre possibilità: o vado o non vado, oppure vado in maniera sbagliata. In maniera sbagliata è questa, non la conosco, mi butto subito. La maniera giusta qual è? Le do le spalle, un bel sorriso a destra, cheese, un bel sorriso a sinistra, cheese, le prendo le sue manine e me le porto ai fianchi, al petto. È lei che tocca, l'importante è giocare. Mi lascio anche un po' spogliare, guardate bene. La donna deve ritornare un po', deve audace, perché oggi la donna è molto audace. Poi cosa succede? Faccio un lento. Facendo un lento mi avvicino a un amico, mi avvicino, giro la ragazza. E questa è anche un'occasione per giocare a tre. L'importante è usare la fantasia. Questo è Antonio, uno dei migliori ragazzi, un ragazzo veramente intelligente che ha saputo fare del gioco della seduzione un'arte, sfruttando la sua qualità migliore, un fisico perfetto. L'importante è ogni ragazzo mette il meglio di sé. È Gabriele. Gabriele cos'ha? Un sorriso, un viso intelligente, era molto timido, ma guardate adesso, guardate che sorriso da marpione, che maschera quadrata, che occhi della tigre. È Antonio, Antonio, ma guardatelo. Questi sono i ragazzi della scuola di seduzione di Davide Vichingo, uomini che non devo chiedere mai, uomini che quando sorridono le donne svengono, quando riguardano questi occhi da leone, questi occhi da vero cuccadores. Ragazzi, qual è il motto della scuola? Educazione? Fantasia! Questo è il motto della scuola, ripetiamo, qual è ragazzi il motto della scuola? Educazione e fantasia! Educazione e fantasia, questo è il maschio italiano, Gabriele una roccia, Antonio una roccia, ma anch'io che ho un po' di pancetta, non ha importanza, l'importante è giocare, è tentare, cuccare o non cuccare, dilemma universale, istinto naturale del maschio nazionale. E guardate quali sono i risultati, ragazzi, fate vedere cosa sapete fare, prendete in braccio questa ragazza, lei, questa splendida ragazza, avete visto i risultati? Tenetela, questa è la seduzione pratica, una bambolina da portarsi a casa, una bambolina da dividere, perché l'amicizia è anche questo, guardate bene, il maschio italiano ha bisogno di essere rilanciato con esempi pratici, col gioco della seduzione, l'importante è buttarsi. È così, non più giocare su internet, non più la PlayStation, questa è una PlayStation, questa è una PlayStation, questa qui. Torniamo ai vecchi valori, al profumo, alla pelle. Quale droga può essere meglio dell'adrenalina che scaturisce da questa scuola di seduzione? Ritorniamo ai vecchi valori, niente sballo. Non esageriamo con l'alcol, niente droghe, ma solamente la voglia di fare l'amore, la voglia di giocare, la voglia di conoscersi. Gli uomini
che conoscono donne stupende. Giocare, noi italiani siamo i numeri uno, i migliori al mondo. In Inghilterra c'era Shakespeare, essere o non essere, questo è il problema. In Italia c'è Davide il vichingo, cuccare o non cuccare, diremmo universale, istinto naturale del maschio nazionale. E così alla sera non vai a casa da solo, ma vai a casa in compagnia di una splendida donna. O anche se lei ti ha detto di no, almeno hai provato e non hai rimorso. Meglio aver combattuto e perso che non avere neanche combattuto. In amore questa è la prima regola. Passo la parola a uno dei miei migliori studenti, Antonio. Quale emozione poteva essere migliore di quella che abbiamo provato prima? Io con le mie sole forze non ci avrei mai fatta. Grazie a quel ragazzo lì ho avuto l'occasione di abbracciare una ragazza che altrimenti non avrebbe mai preso in considerazione, mai. Io sono diventato tutor, nel senso che a fianco dei ragazzi un po' più sfortunati di me, che hanno dei problemi con le ragazze, li affianco e li aiuto ad approcciare con le ragazze, sempre in maniera educata e in maniera corretta. Il rimorchio con tutor è la maniera più, diciamo, ravvicinata per un uomo di collazionare una donna dietro l'altra. Allora, io mi affianco alla persona meno brava, lo accompagno e vicino a me la persona avrà l'occasione di conoscere più ragazze. Sarò io a farmi più piccolo per dargli l'occasione di essere lui a rimorchiare, non io, perché io attualmente non ne ho più bisogno. Gabriele, vieni qui un attimo. Questo ragazzo qui, prima di conoscere Davide il Vichingo, era uno che non parlava mai. Io non l'ho mai visto pronunciare una parola davanti a una ragazza. Giuro, tutti quanti pensavamo che fosse muto, lo chiamavamo in Romagna il muto. Adesso non è che ha trovato tante parole, ma ha trovato la cosa più importante, ha trovato il sorriso, guardatelo che sorriso, questo è un sorriso che parla, è un sorriso che emoziona. Una ragazza si trova di fronte a un sorriso così aperto, lascia cadere tutte le inibizioni. Non importa che questo ragazzo sia ricco, non importa che questo ragazzo abbia una bella macchina, una macchina che fa schifo. Ragazzi, veramente, io piuttosto che venire in macchina con lui vado a piedi. Eppure la sua macchina piena di croste di formaggio, di pezzi di salame, di schifezze, mancano solo gli scarafaggi. La sua macchina è sempre piena di bellissime ragazze.